Ecologico, sostenibile, a basso impatto energetico e luminoso. È il nuovo store di Coop Lombardia, posizionato nella zona centrale di Busto Arsizio, che è stato oggetto della riqualificazione dell'ex calzaturificio Borri, dismesso da oltre 30 anni e recuperato grazie al contributo di Coop Lombardia. A Busto la Coop è presente da oltre 130 anni, un grande fiore all'occhiello questo nuovo supermercato. Beh, io sono bustocco e quindi sono nato da una famiglia di consumatori della Coop. Allora erano 21 negozi in ciascuno dei quartieri della città e addirittura 5 erano nelle vie qui attorno. Poi abbiamo fatto il Super Coop in Piazza Manzoni, che è rimasto aperto, il primo negozio a libero servizio di Busto, che è rimasto aperto per 30 anni. Poi 30 anni fa abbiamo aperto il supermercato in Viale della Repubblica. Tra qualche giorno apriremo e torneremo in centro con questo supermercato di nuova generazione. L'intervento è stato realizzato dal gruppo Alfano, prima azienda edilizia operante a Busto Arsizio da oltre 25 anni. A livello tecnologico, l'edificio si presenta come uno dei più avanzati e green dell'intera catena dei supermercati di Coop Lombardia e una delle maggiori sfide è stata quella di integrare gli edifici con il tessuto urbano presente. Questo nuovo edificio ha oltre 2200 metri quadri di verde, suddiviso tra facciate e tetti giardino. È anche impattante dal punto è in classe A+ e consuma veramente pochissima energia. Stiamo parlando di 300 35 kW al giorno, una roba quasi da una casa, non diciamo una casa, ma poco più di una casa. L'idea era stata proprio questa, quella di inserire un edificio in un contesto cittadino e allo stesso tempo sfruttare tutta la tecnologia possibile per non produrre CO2. Questa è la vera qualità di questo edificio, che all'interno di un contesto così complesso come il centro di una città riesce a trasformare il verde in un vantaggio. Grande novità per il negozio saranno le offerte presenti che spaziano dal sushi al cibo pronto. È la preponderanza del prodotto a marchio Coop e di tutte le sue linee, soprattutto poi un'area dedicata al benessere e poi abbiamo, come dicevo prima, cercato di cogliere i trend emergenti, quindi quello dello smart food e quello anche, soprattutto, del sushi. Abbiamo realizzato una partnership con un'azienda giapponese, non con aziende magari con personale di altre nazionalità, quindi un'azienda che fa del sushi realizzato in maniera originale, tant'è che si chiama Original Japan, una delle sue aree di forza.